Grande prestazione dell'Erm Group San Giustino che nel turno disputatosi nel giorno dell'Immacolata, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A3 Credembanca, girone bianco, stende per 3-1 la capolista Bappineto. Un successo che è anche una prova di carattere, con gli altri tiberini capaci di rialzarsi dopo tre sconfitte consecutive. Gli abruzzesi, privi del martello Milan, hanno sofferto più del solito in ricezione e hanno provato ad aggrapparsi all'Inc, autore di 28 punti, che però è calato alla distanza. San Giustino è stata invece trascinata da un Cappelletti capace di mettere a referto 19 punti con il 55% di efficienza, da un quarta sempre implacabile a muro, ma anche dalle prestazioni di Skudis e del rientrante Ristoskov. Prima del via della partita, spazio per il ricordo di Natascia, Luana, Nico e Gabriele, le quattro vittime del tragico incidente occorso la settimana scorsa. Primo set emozionante ed equilibrato, deciso nel finale da un ispirato Cappelletti che ai vantaggi tiene per mano l'Erm Group, al contrario di Link che da prima sbaglia in battuta e poi subisce da quarta il muro che vale il 30-28 per l'Erm Group. Anche la seconda frazione è combattuta, Pineto mette la testa avanti ma l'Erm riesce sempre a rifarsi sotto. Il break decisivo arriva con due contrattacchi a segno di Link che portano gli ospiti sul 20-17. A chiudere il parziale sul 20-25 è il muro su Cappelletti da parte di Link. Nel terzo set l'Erm Group reagisce e scappa sul 5-1 ma Pineto ricuce subito lo svantaggio. Ad orientare il set ancora Cappelletti che piazza tre attacchi di fila e porta San Giustino sul 20-15. Gli errori al servizio di Link e di Merlo, oltre al contattacco in parallela di Skudis, chiudono poi i giochi sul 25-18. L'Erm Group detta legge anche nella quarta frazione che si apre con un parziale che porta i padroni di casa sull'8-3. Pineto rimonta e si porta sull'11 pari, ma la formazione di Bartolini non si scompone e torna avanti piazzando il break decisivo che vale il 22-18 e dopo due ore di battaglia è 3-1 Erm Group. Una grande soddisfazione, volevamo provarci fino alla fine perché dovevamo dare fastidio, dovevamo far valere il nostro campo, l'abbiamo fatto e siamo felici, davvero tanto felici. Di là c'è una signora squadra che appena noi calavamo un po' loro ci mettevano in difficoltà. Vi faccio i complimenti perché oggi noi siamo stati bravi, però loro stanno facendo un cammino incredibile e nei momenti importanti oggi siamo stati veramente bravi, forse era quello che ci era mancato un pochino nelle partite precedenti.